Nuoro non deve morire, questo è lo slogan programmatico della conferenza stampa dibattito che Forza Italia e il centrodestra hanno organizzato stamattina a Nuoro davanti alla sede dell'università per denunciare quello che è stato definito lo scippo perpetrato dal centro-sinistra nei confronti della storia della cultura nuoresi con l'approvazione della legge di riforma degli enti locali. All'incontro sono intervenuti tra gli altri i consiglieri regionali di Forza Italia Pietro Pitalis, Luca Pellacci e Antonello Peru, Luigi Crisponi dei Riformatori e il deputato europeo Salvatore Cicu, che qualche giorno fa ha fatto approvare la mozione sull'insularità. Presenti anche amministratori locali come Pepe Montesu e l'ex presidente della regione Angelo Roichi. In tutti gli interventi è stato sottolineato il grave danno che il centro-sinistra e la giunta Pigliaru stanno creando al nuorese con il trasferimento sotto il controllo della regione del Museo MAN, del Consorzio Universitario e della Biblioteca SAT. E oggi una manifestazione per insomma, esplicitare il vostro dissenso nei confronti della legge di riforma degli enti locali che penalizza tante aree della Sardegna, compreso il nuorese. Oggi vogliamo manifestare il dissenso contro la giunta regionale e la maggioranza di centro-sinistra che vuole la morte di questo territorio, la desertificazione del nuorese, e quindi mettiamo in campo tutte le iniziative per una seria mobilitazione e per contrastare questa visione cagliaricentrica che purtroppo anche esponenti del territorio hanno. Si è parlato del polo culturale del nuorese, quali le soluzioni? La soluzione è semplice, restituire alla comunità nuorese tutto ciò che le appartiene, quindi la gestione dell'università, del consorzio per la pubblica lettura della biblioteca Sebastiano Satta, il MAN. Anzi, la Giunta si sarebbe dovuta porre il problema di rafforzare e di non far mancare le risorse adeguate perché il polo culturale diventi davvero realtà non solo nuorese ma sarda.